alla cultura. Sì, che è il nome? Achilli Anna Maria. Però sì. Se l'assessore deve andare via... L'avevamo programmato per il pomeriggio, pensando che ci fosse l'assessore. Esatto, però appunto adesso ho sentito che l'assessore... Purtroppo è quello il problema, che quasi tutti gli interventi sono diretti all'assessore. Assolutamente sì. Sì, allora non dimenticate che gli interventi non sono semplicemente diretti ad una sorta, diciamo, di risposta contraddittorio con l'assessore Luca Bergamo, perché quello che un po' mi infastidisce alle volte in queste occasioni è che gli artisti hanno, diciamo, un rapporto duplice, ambivalente con il potere. Cioè, da una parte lo attaccano, poi quando c'è però sì. Si ammazzano, fanno schermo, ma questo c'è anche, scusa. È inaccettabile che tu dica questo, esatto, solo gli artisti. No, gli ho detto gli artisti in generale, anche gli intellettuali. Abbia pazienza Lucia, voglio dire, non è proprio, ecco, ho detto comunque sia, voglio dire, ci sono, cioè, artisti e intellettuali, scusami Lucia, perdonami Lucia, non voglio in alcun modo polemizzare con te. È il secondo appuntamento di dubbio, di ambiguità, perché Andrea Porchetto, quando ha finito il suo intervento con quelle domandine maliziose, siete in grado voi artisti? Rispondi ad Andrea. Se permetti anche a te un attimo. Ma va benissimo, guarda, se il fatto che, cioè, allora, gli artisti, gli intellettuali, chi volete, d'accordo, hanno un rapporto ambivalente con il potere, e questo dimostra purtroppo, cioè, il fatto che quel patto, per così dire, sbilanciato tra l'amministrazione e la cultura, di cui parlava Adorno addirittura nel primo dopoguerra, ha continuato a produrre i suoi frutti e anche a produrre dei frutti avvelenati alle volte. Quello che volevo semplicemente richiamare è il fatto che questa assemblea, visto che io sono uno che crede nell'autonomia sociale, tanto per dirla, voglio dire, cioè sono stato un allievo di Castoriadis, ha una sua autonomia da esprimere, e la può esprimere continuando, diciamo, non solo a discutere rispetto a quello che anche Luca Bergamo poi ha detto, ma continuando anche a proporre temi che devono rientrare nel documento finale, perché ci sono anche argomenti, voglio dire, che fino adesso non sono stati affrontati, e per questo avevamo scelto, diciamo, uno sviluppo così lungo. Allora, a questo punto, voglio dire, siccome andiamo verso una pausa, perché una pausa la dovevamo procedere, chi vuole ancora, diciamo, replicare o comunque sia prendere spunto, voglio dire, dal lungo intervento di Bergamo, può farlo in uno spazio di tempo però abbastanza limitato, voglio dire, cioè, altrimenti, cioè, dopodiché andremo, diciamo, alla pausa, e riprenderemo poi. Tenderei comunque a seguire un elenco che c'è, che riporta il gruppo di resilienza artistica GRA, se è qui e vuole parlare. Siamo qui, però noi possiamo passare. Voi potete passare avanti. Giulio Stasi avremmo, eccolo. Grazie Giulio. Vieni Giulio. No, in realtà, grazie a questo spazio e tutto quello che avevo portato qua, tutto quello che avevo portato qua ora perde un po' il senso e il ritmo della cosa, quindi lascio da parte queste pagine e cerco di agganciarmi con quello che avevo pensato per una settimana e su cui ho lavorato per tanti mesi, e di dire qualcosa di nuovo e di concreto. Io sono risultato vincitore del bando Estate Romana 2016, abbiamo ricevuto un contributo ancora non erogato di 15.000 euro a fronte di un budget di 37.000 euro totale, per cui la differenza l'abbiamo messa noi. Abbiamo portato qua, aperto la stagione di questo teatro a settembre, con un progetto che parlava anche del dono, e non è un caso che abbiamo scelto di offrirlo gratuitamente al pubblico. Ora, nel momento in cui siamo risultati vincitori di questo bando, per noi è iniziato un calvario incredibile. Io avevo scritto qui, ma sarei veramente noioso se mi mettessi a leggere tutto quello che abbiamo, le vessazioni che abbiamo dovuto sopportare. E quello che, così, ecco, io facevo anche una parentesi in cui parlavo di alcune esperienze che ho avuto, perché come molti nel mio settore ho dovuto fare un altro lavoro, devo fare un altro lavoro per mantenermi e per finanziare i miei progetti, e le conclusioni che traevo, ho lavorato
all'ONU a New York in un ufficio che si chiamava Efficiency Board, che aveva proprio il compito di migliorare l'efficienza e l'efficacia di quel palazzone di vetro. Ho lavorato per la due diligence di società quotate in borsa, ho lavorato all'audit di altre società. Ecco, la conclusione era che io non ho mai incontrato una burocrazia così inefficiente, inefficace, che non ha prestato alcun orecchio, ma soprattutto il conflitto di interessi, perché gli stessi che fanno il bando poi sono quelli che lo controllano, ma soprattutto questa burocrazia si appropria di tutte le risorse che sarebbero destinate all'arte e lancia agli artisti delle briciole su cui noi come studenti ci accapariamo. Allora, quello che io veramente avevo qui fatto nomi e cognomi, ora veramente in un clima di distensione che penso comunque di aver ritrovato, che penso che possiamo e dobbiamo cercare, ecco, io questo vorrei, io vorrei che ci fosse veramente una riforma, perché non c'è una, c'è una fortezza vuota, ma c'è veramente un castello kafkiano di burocrati che autoalimenta il proprio essere. Cioè, a me i documenti che hanno richiesto hanno dell'allucinante, ma faccio dei piccoli esempi, qui ce ne sarebbero a centinaia. Io ho portato gli scontrini in originale, l'estratto conto bancario delle uscite in originale e scannerizzato tutto, e ora mi stanno chiedendo, mi hanno chiesto la copia autentica, copia conforme con timbro e scritta di ogni scontrino e la quittanza di pagamento di tutte le spese, anche quelle che erano certificate dall'uscita dell'estratto conto bancario. Hanno chiesto dei documenti qua, ringrazio l'intervento di Antonio Calvi, perché questo teatro c'è una situazione simile a quella dell'orologio, mancano delle agibilità dell'impianto elettrico in seguito a dei lavori fatti dal comune, e quindi il comune mi ha chiesto dei documenti che non potevano essere rilasciati perché il comune stesso non li aveva rilasciati. Io fino al giorno prima non sapevo se potevo andare. Io qui ci ho messo la mia vita, io qui come tutti noi, quindi non ne voglio fare un caso personale. Io però vorrei sapere, su 100 che viene speso dal pubblico, dal comune di Roma, quanto arriva agli artisti? Perché la cosa terribile è che io ancora non ho ricevuto questi soldi, ho pagato tutti gli artisti, ma la cosa terribile è che molte compagnie di fronte a queste difficoltà non pagano gli artisti. Al comune lo stipendio lo prendono tutti, anzi c'è l'interesse a portare avanti questo processo, perché loro hanno uno stipendio fisso. Quindi prima facciamo il bando, diamo delle briciole distribuite a tutti. Io ho visto veramente gente che lavorava come pazzi anche dentro il comune. Ma per cosa? Cioè, allora si parla di efficacia, cioè di raggiungere, no, date un certo risorse, certi fini. Allora, se all'artista arriva uno e 99 lo prendono i burocrati, io credo che questa sia veramente la proporzione. Io credo che sia questa la proporzione. Allora, qual è il futuro dell'arte? Chiedo scusa, però mi devo aggiungere a quello che ha detto Giulio, perché il problema della connivenza di tutti i padri, Giulio, scusatemi, è questo. Scusate, non date spazio. Dov'è il potere? Scusatemi, no, è chiaro, ma dov'è il potere? Non è un'assemblea democratica questa, mi dispiace. Però, scusatevi, io su questo devo invitare, non mi interessa, devo invitare a tutti una riflessione e mi zittisco. Qui dentro manca il potere, non stiamo discutendo con questo, cioè Luca che sta andando via, che ha parlato, Luca Bergamo, come vice sindaco di questa città e come assessore, va benissimo tutto quello che ha detto, da quello che hai detto siamo tutti insieme e siamo insieme a fare questo percorso, ma non abbiamo il potere con cui confrontarci qui. Non mi sembra che ci sia un'istituzione in grado di portarci una risposta sui problemi che sono stati posti. Appunto, ma la politica non è in grado di darci una risposta. Allora, prima che Luca Bergamo se ne vada, volevo capire anche da lui, e poi magari seguiamo l'ordine degli interventi, perché hanno ragione anche loro, bisogna seguire chi si è iscritto, un criterio bisogna rispettarlo. Se è disposto comunque ad aprire o un tavolo tecnico, vedremo quello che esce da questa assemblea. Io non propongo un tavolo tecnico. Ma facciamo
appunto, era stato fatto, scusate, io sono in elenco adesso di un'altra, era stato fatto un incontro al Teatro Quarticciolo qualche tempo fa in cui c'era Luca Bergamo, anche molti, molti di voi, tra cui anche Roberta, in cui si era proposto questo incontro di tavoli lavori, di lavoro, nel senso che questi incontri appunto in questa modalità sono utili, ma abbiamo anche verificato che i temi sono tanti, quindi la proposta era di fare un incontro a tavoli di lavoro con temi diversi e di approfondimento. Luca Bergamo già all'epoca si era dichiarato disponibile, quindi a questo punto io proporrei di passare concretamente all'organizzazione di questa cosa. Eh sì, diciamo, io mi stavo, allora mi esprimo meglio, a calendarizzare i tavoli. Definite gli ambiti. Definite gli ambiti, oppure definite una serie di ambiti su cui vogliamo discutere. Definiamo il momento. Una cosa importante. Una cosa importante. No, la sostenibilità. Ci siamo dati. Chi li organizza? L'altra volta la cosa non è stata fatta per un motivo specifico. Le persone che dovevano organizzare questa cosa dovevamo essere noi. Artisti, non possiamo farlo, siamo sottopagati, facciamo un altro mestiere. Quindi la questione è facciamolo, ci vuole un metodo, chi lo fa? Possiamo anche convocarli noi del Rioni, però la definizione degli ambiti di discussione non vorrei che fosse proposta da me, vorrei che fosse proposta da voi. Definite degli ambiti, non 57, no, degli ambiti che sono di sconfronto, su quello ci facciamo un calendario, un incontro, ci si incontra, si sede, si discute, però serve che qualcuno indichi gli ambiti, non è dal lato mio in questo momento, io poi ne proporrò eventualmente degli altri. Se voi da oggi riuscite a definire degli ambiti e anche eventualmente delle cose specifiche, istruiamo un calendario, no? Di incontri, ci sarò io, ci sarà Emiliano, ci sarà chi di noi, no? Ci deve stare a seconda del tema e lo facciamo. E ci sa, ho detto chi di noi ci dovrà stare, quindi non siamo solamente noi. Okay. Scusate, io però chiaramente devo andare via. Allora, Veronica. Chiedo scusa, ma io non ce la faccio più. Te la prendo mentre se ne va. Però. Grazie a tutti. Sì, possiamo assolutamente fare la pausa, vi chiedo soltanto, chiedo veramente un po' di pazienza a tutti, scusate, un po' di pazienza a tutti significa che delle persone che hanno, come la signora che è intervenuta prima, mi ha chiesto espressamente nella mail di intervenire dalle 15 in poi, ora chiedo un intervento adesso, io chiedo veramente pazienza a tutti, chi deve fuggire perché ha bambini e nonne sul fuoco, o farlo, è responsabilità individuale. Chiedo un po' di pazienza, un po' di pausa, ce la meritiamo tutti, ci rivediamo qui e cerchiamo di seguire l'ordine degli interventi, grazie.